Eccoci, bentornati. E io come al solito sparisco, rientro, eccetera. Ah, guarda che bello Galeotti in primo piano. E guarda che bello Galeotti in primo piano. Allora, scusate ragazzi, non so se voi riuscite a vedere. Ma loro lo vedono questo? Ok, voi vedrete sicuramente che ho bannato Star Citizen in Italia, ma purtroppo c'è, secondo me c'è modo e modo di dire le cose, ok? Io sono d'accordo che magari puoi consigliare qualcosa, ma allora lo consigli come si deve. Con un tono così, dalla prima cosa che ha scritto, l'ha scritta in maniera arrogante, antipatica, non so chi sei, magari sei anche un mio carissimo amico, però non si comporta così. Quindi ho preferito bannarti, quindi chiunque lo sa vede, io purtroppo sono fatto così, raga. Sono iper disposto al dialogo, purché sia fatto in termini civili e in maniera tranquilla. Per me una persona che risponde così, non so chi sia, mi ha dato fastidio. Dire, ah, così è uno strazio, ah, dovreste far quello, fare il professorino. Quando invece se ne può parlare, anche all'inizio. Ah, ma non si può fare vedere la cosa senza commento? Se ti sta antipatica la mia voce e non vuoi sentire il commento, puoi mettere off al volume e guardi la partita senza commento. Pensa che meraviglia. Quindi invece di fare flame a caso, io chi fa flame non lo sopporto su internet, perché mi urta proprio i nervi. Fanno flame convinti di essere fighe, capito? Devo fare quello... No, sai, no. Sei più simpatico se fai tranquillo. Comunque, è il terzo del Dragon Legend in streaming, esatto, non so chi sia Rielan, ma perché fuori si parlava proprio... Ah, perché Dragon Legend... Sì, sono stato io. Mi sono scordato di firmare, hai ragione. E vi saluta Marione. Ciao ragazzi. Saluta Mario. Com'è? Saluta Ando. Saluta Mario. Allora, sì, è il terzo del Dragon Legend in stream. Vi spiego perché. Ah, il primo è stato Scarabottini. Lo amo da morire, lo sapete, lo conosco da sempre. E vabbè, quindi per me partire con lui in streaming, che poteva essere una bella partita, mi piaceva. E il secondo che ho beccato del Dragon Legend. Ah, vabbè, David Pavoncello, che sappiamo essere una promessa del gioco, una giovane promessa, quindi mi piaceva l'idea di vederlo, perché David lo tifo da morire. E ora abbiamo beccato... Ah, avete invertito, scusate, avete invertito Galeotti con Dio Guardi. Se potete invertire. E ora perché? Ah, vabbè, Giacomone me fa morire. Io voglio troppo bene, anche se scula troppo e apre tutti sti God Pack. Egale, perché vabbè, è un ex collega, insomma, nonché della mia zona, quindi lo conosco da una vita. Mi piaceva l'idea che potesse essere un bel match. Sarebbe al tavolo 4, quindi insomma, è un tavolo alto. Certo, è un mirror di Lilias, questo non lo potevo sapere, è un po'... Però vabbè, magari vediamo delle giocate interessanti, una build magari diversa dalle altre. Perché comunque il bello di Lilias è come poteva essere un po' con Reflet, qua mi scannerete. Il bello di Reflet era che tu potevi giocare un sacco di mazzi, poi Reflet era sgravato, ok. Però qua la logica è la stessa, Lilias ti dà la possibilità di fare varie build diverse. Ne stiamo vedendo già tante, ognuna montata particolarmente diversa. Galeotti è molto bravo, molto tecnico, molto preciso. È un giocatore da non sottovalutare. Non capisco cosa stanno facendo. Vedo che scrive, ma non capisco. Ah, mi dovrebbero aggiornare i punti vita. Sì. Sì, perché non riesco a capire. Eh sì, ma Gretel non ho capito se... C'è un lag lì, penso. Sì, ora sì. Sì, si vede che quando ha attaccato di Gretel, Gale stava scrivendo, ma lui l'avrà bloccato poi con Elfo. Mette pietra, quindi ha girato Killing. Giacomo vuole uscire da questa Cenerentola, interessante come carta. Un po' dimenticata da tutti. Effettivamente Cenerentola scimmia è un disastro.
Lo fai ora o non lo fai ora? Aspetta, che ti costa farlo ora? O lo fai per togliergli anche Elfo? Non mi ha convinto. Ti spara e risposta l'ha saccato? Ah, ok, allora ci sta. Allora ci può stare. Giustamente dai due in risposta sacco Tama su Tama, Tama in risposta al sacco per Cenerentola e ti resetto il bordo, allora ci può stare. Effettivamente Cenerentola è un grosso fastidio contro questo, contro Turbo Fetzing, è una carta da molti dimenticata ma fortissima. Ve la faccio vedere, che magari molti di voi non la conoscono perché hanno iniziato relativamente da poco. È una delle mie carte preferite, Cenerentola, dato più che è la carta che ho nella FOVD, pensate. Nella FOVD ho messo proprio Cenerentola. Andiamo a vedere. Chiama di visibilità. Allora, Cenerentola dice: continua ogni qualvolta infligge danno al tuo avversario, puoi cercare un principe dal mazzo, rivelarlo e metterlo in mano e poi mescolare il mazzo. Ora, è da considerare che comunque se fa danno tu puoi anche fallire la ricerca, ma il mazzo lo mescoli. Questo vuol dire che se è un mazzo che non mescola molto, tu le carte che magari hai dopo il Mulligan hai messo sotto, cioè per il Mulligan hai messo sotto, in questo modo le rimescoli, il che ti aiuta. Questo è il punto primo. Punto secondo, se poi hai un principe, ma non so che principi ci fossero interessanti, e puoi andare a prendere e mettere in mano. Ma vabbè. Sicuramente, si usava, c'è stato un periodo in cui si usava col piccolo principe nel mazzo fiabe. Era un dark grim particolare, picchiava il Cenerentola, prendeva piccolo principe, lo giocava, faceva un po' di cose. Sicuramente è forte l'attiva. Bandisci il risonatore, questa carta fa 200 danni a ogni risonatore, ma solo che controlla il tuo avversario. Fortissima, è ovvio che quando ti banni scimmia, quindi scimmia, 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 fai 600 danni al bordo. Lui ora, ad esempio, 4 pietre nere, può fare scimmia, bannare, scimmia, bannare, scimmia, bannare, può fare fino a 800 danni. E vuol dire resettare costantemente il bordo. Ovvio non lo può fare mille volte nel turno dell'avversario, però già che lo può fare un po', non è male. Andiamo ancora a vedere. Io la gioco da un po', qua dicono Diabol, dice Diabol, dice io la gioco da un po' nel Mikage e nell'Ilias. Effettivamente io non l'avevo proprio rimossa come carta, perché vabbè, forse perché ho giocato mazzi for fun finora, stile Geronimo, e però effettivamente è una carta fastidiosissima, come l'Addition poi che è da -2/-2, cioè è una carta veramente veramente sempre forte. Allora, con Abdul in gioco, lui è andato a prendere, è andato ad attivare l'Ilias. L'Ilias. E? Va a cercare la chimera. Va a cercare il grifone. Ragazzi, c'è Abdul, eh? È il mio. Ah, ok. Ok, scusatemi, mi ero perso. Abdul più Schrödinger più RDE è un bel blocco nel metacorrente. Sì, 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 sicuramente. Allora, vediamo. Quindi, è riuscito a fare Grifone in risposta ad Abdul. Ok, io mi ero perso perché stavamo vedendo Cenerentola. Ora ve la tolgo, tra l'altro, che non ci serve. Ok. Chimera è morta di Stone into Death. Non si è visto al volo, però la potete intravedere nel lucidino. È entrata Chimera in risposta al mettere le pietre, Stone into Death, lapidare a morte, è morta. Quindi è sparita immediatamente. Quello l'ho visto. E che mentre vi cercavo Cenerentola non ho visto che la giocata era in risposta ad Abdul. E ne ho convinto che Abdul fosse già in gioco. Allora. Vediamo. Ora Giacomo può fare una cosa fondamentale. Può solo fare
riesci, può fare solo farfalla su ombra, se la gioca, che però gli costa tantissimo. Però tanto pietra con Lilia se la deve fare, in realtà la può fare, ce la fa. Ce la fa, e ha voglia se ce la fa. È l'unica mossa che può fare, anche perché Gale è spossato completamente. Per forza. Invece lui fa farfalla su cosa? Da due. Ah, ombra cosa 2, no? E ha voglia se ce la fa allora. Giusto. Mi ricordavo costasse 3, invece 3 riprenderla in mano. E così c'è anche open per sogni di Giulietta. Ottimo. Bravo Giacomo. Allora, prima di recuperare, Giacomo, prima di... bravo. Lui giustamente bandisce, ce n'è dentro per fare 200 danni al bordo. Lui risposta attiva Lilias. Però così non funziona l'enter, mannaggia. Però lo fa lo stesso, perché dice tanto se lo devo perdere, almeno metto un bloccante su Grifone. Ci può stare. Sì, sì. Quindi sono queste le piccole cose. Ad esempio, normalmente magari uno fa... ha fatto ombra su Abdul. Magari tanti giocatori vedo che fanno l'errore di dire: vabbè, ma se sta morendo piuttosto me lo mangio di Ginevra. Mangiandoselo di Cenerentola. Mangiandoselo di Cenerentola avrebbe dato modo a Giacomo di mettere Chimera. Effettivamente, mangiandosi invece Cenerentola ora, ha dovuto obbligare Giacomo a fare Chimera senza... senza mettere stun. Non so cosa stanno ricostruendo. E manca la cura di 600, esatto. Aspetta che vada a sentire cosa stanno ricostruendo. Esatto, gli sta dicendo, forse si è pescato due volte nella draw. Sono andato a sentire, l'unica cosa è che io non sono riuscito a vedere se ha pescato due volte. Hanno ricostruito. Se è così è solo warning, perché grazie a Dio la carta non l'ha ancora aggiunta alla mano. Ah, Lorenzo, no. L'ho appena visto. No, ma non c'era prima, eh. Si è seduto ora.
non so lui che emotività sta segnando. Chiedi di vedere. Allora ragazzi, sì, se andate a vedere, effettivamente aveva pescato due volte, però la seconda volta... La seconda volta non era... Non aveva ancora aggiunto la mano, quindi grazie a Dio non si è preso il game loss, si è preso solo warning per... Ma se tra l'altro non l'ha vista, forse non era neanche warning, però è da capire. Non ho visto bene la situazione, perché ero concentrato su altro. Quindi? Vai Lore, torna in sala. Eccomi ragazzi, sono andato a capire, probabilmente è successo un problema coi tablet. Io ormai i punti vita sono troppo mainstream, esatto, basta, chi se ne frega dei punti vita, tanto così, tanto si capisce chi vince o no, anche senza che stiamo a guardare i punti vita, mo manco fosse un gioco di figurine. No, c'è stato un problema col tablet, il tablet che segnava i punti vita è morto, quindi niente punti vita per questo game. Mo vediamo, l'abbiamo messo sotto carica, vediamo se... Perché era attaccata la presa, ma qualcuno passando ha staccato la ciabatta e quindi... Amen. Meno male. Vabbè, niente, quindi spero... Vi assicurate però che i giocatori stiano tenendo ancora i punti vita? Ok. Quindi stanno tenendo i punti vita con un altro tablet. Quindi comunque li stanno tenendo, ma non si aggiorna lì. A questo punto sarebbe bello riuscire a inquadrare il tablet almeno. Non si riesce, non c'è spazio. Non possiamo togliere questa cosina qua simpatica e far arrivare e far appoggiare lì il tablet. Niente, non riusciamo. Non vi... spostare l'inquadratura, ma meglio non andare. Ma no, dai. Vi teniamo con la suspense. Voi non sapete quanto stanno, sapete che bene o male qualcosa sta succedendo. Se io sposto l'inquadratura tagliamo una parte alta. No, no, vabbè, amen, amen. Dai, tanto li stanno tenendo loro, noi cerchiamo di capire che succede in base a quello che vediamo. Mi sono perso tutta la logica del gioco e mo non so più a che punto stiamo. No, 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 quello non mi interessa. Stavo guardando proprio come siamo messi a livello di gioco, perché non capisco chi sta in vantaggio e chi no a livello anche di sul bordo. Grazie a Dio Giacomo è molto preciso. Mossa Tech di Gale per spaccargli Ammit. Giustamente aveva letto il sogno di Giulietta e quindi nell'Ammit su Ammit ha cosato. Qualcuno ha concesso, non ho capito chi. Penso Giacomo, così su due piedi.
No, a meno che Galle non avesse non guadagnato punti. Non so bene come sono messi. Andre, mi riesci a dire com'è finita la partita? Perché non ho capito chi ha concesso a chi. Ok. Ok. Lore, mi dici chi ha concesso a chi, che non ho capito? Galeotti ha vinto? Ok, Galeotti ha vinto la prima. Sì, effettivamente con quella mossa di Amit letta perfetta. Vabbè, ma Gale è molto tecnico, è molto bravo. Molto bravo e quindi come sempre dà problemi. Poi non si sa perché non riesce a fare top. Ha vinto in Francia, ma perché vabbè, non stiamo a spiegare tutte le vicissitudini francesi, però in Italia ancora non è riuscito a fare result. Chissà che non sia questa volta giusta. Ma vedremo. Io sono ancora a digiuno, ragazzi, mannaggia la miseria. Sono le 2:30, ancora non ho visto i panini, sto morendo. No, vi rendo partecipi di questa cosa solo perché quasi sappia che mi stanno a far dimagri, mannaggia la miseria. Mi piace tutta sta cicciotta così. Non facciamo pausa perché, raga, perché non si fa pausa. Allora, nel senso, tu immagina già il torneo è lungo e tutto, metti anche una pausa, i giocatori si perdono, è un macello, di solito non si fa mai. E in realtà anche questa fa parte dell'abilità dei player. Nell'abilità del giocatore c'è anche il riuscire a dosare le proprie energie, che non è facile. Il che vuol dire, quando finisci un match magari vai fuori, prendi un po' d'aria. Fa tutta parte di una preparazione, di un allenamento, dove quindi chi è più preparato riesce a reggere meglio. Tu immagina 6 turni, 6 ore qui chiuso dentro a giocare tutto il tempo, non è facile. Quindi anche qua dimostra l'allenamento, la tempra, e per quello spesso vincono sempre gli altri. Non per qualcosa, però perché chi non è abituato dopo 2 partite c'ha un mal di testa atroce, magari gioca pure un mazzo complicato. L'abilità di un player è quindi nel fare un mazzo sapendo anche che lo deve portare per top turni, che non deve mai arrivare ai turni perché se no non ha tempo di riposarsi. Cioè c'è tutto uno studio dietro che magari tante volte voi non ci pensate, ma in realtà c'è e fa parte dell'allenamento e della preparazione del giocatore. Non è così agile. E Traimo mi chiede se avevo fatto pausa pranzo. Non l'ho fatta, perché cosa succede? Che quando finisce lo streaming qua potrei andare a fare pausa pranzo io, come sto dicendo che dovrebbero fare i giocatori, ma sono scemo. E quindi cosa faccio? Vado in sala e mi metto a fare l'arbitro nei vari tavoli. Quindi niente, mi perdo e mi scordo di mangiare. Il prossimo turno non mettete Fiuto di Volpe. Sono d'accordo, purtroppo non so tutti i mazzi che giocano i vari giocatori. E non sapevo loro cosa giocavano. Gale mi ha chiesto in prestito una Lumia e ero convinto giocasse Lumia. Che ne so. Quindi scusatemi, non lo sapevo. Fai prima a raccontare il primo evento a Venezia solo dei 1 e senza pausa. Quella fu una battosta. Ma ve lo ricordate? 10 turni al dei 10 turni in un unico giorno. Più top. Cioè, volevo morire. Io il giorno dopo a Venezia è stato il mio primo evento. Non avevo mai arbitrato in vita mia. Ho solo fatto il player. E il giorno dopo non camminavo. Non riuscivo a stare in piedi. Quando andavo a dare i ruling facevo, raga, prima fatemi sedere e poi vi do i ruling. Mannaggia la miseria. Vogliamo Pennesi, volete tutto il Dragon Legend, insomma. Pennesi vedremo, ci avevo pensato sto turno, però no. Vediamo, vediamo. Lui parte Iolo con Gretel e cosa? È già partito forte, Gale. Perché Giacomo ha preferito partire lui. Non capisco perché. Forse perché non gioca Gretel? E gioca gli elfi, allora dice parto io perché così vedo elfo. Però se lui gioca Gretel... Pennesi è dei playmaker, quindi playmaker, scusa, non c'è, c'è proprio un altro team, ok. Ok, no, sapendo che gioca dentro Dragon Legend, capito. Perché non sto guardando molto le maglie dei team, non capivo. No, non è che siamo dei masochisti, è che...
E una volta che ho a Venezia una volta che ho giaggiato ed era stato quello più pesante. Ma allora chi sei, Relan? Io non ho capito chi sei. E, no, non è che siamo dei masochisti. Il discorso della pausa è che veramente allunga troppo il torneo. E fidati che è meglio finire prima piuttosto che finire tardi, perché hai messo la pausa in mezzo. Meglio che tiri. Ale del Dragon Legend. Ah, Ale, scusa, ciao, non avevo proprio capito. Se mi dici Prenna, capisco, dicendo Ale del Dragon Legend ho pensato, ma quale Ale c'è del Dragon Legend? Ok, Prenna. Hola, allora, voi mi dite Alessandro, raga, che io conosco come Alessandro, per me è Prenna, raga, sempre chiamato così. Perché noi all'inizio ero Macello, perché mi sa che c'era qualche altro Alessandro, allora per distinguere abbiamo dato cognomi e quindi da lì è diventato per cognome. Perché mi sa Ale, c'era qualche altro Alessandro mi sembra a Venezia, no? E allora dovevamo dare una cosa del genere, vabbè, insomma, ci siamo capiti. E poi me l'ha attaccato proprio uno del Dragon Legend di chiamate per cognome, perché loro ti chiamavano per cognome. Allora, e quindi Alex ti fa per i ragazzi del tuo team? Per ora ne ho beccati due, hanno perso tutte e due, cioè non lo so. Facessero qualcosa, questo è il terzo, stava a punteggio pieno, stava, prima di arrivare al feature. Allora, al prossimo evento sei a Roma, vengo a rifare il judge. Sarà ad agosto a Roma. Da capire come al solito, com'è lo staff e tutto. Allora, vedremo. Intanto, scimmia. Giacomo non sta messo bene. Sì, Traimo, abbiamo trovato di chi è la colpa. O stai dicendo io? Invidia mo invece chi è? Rappresentatevi, io non so chi siete, mannaggia costigno mignoli. Allora. Ah, di Simone, bella, bella. Andrea, perché non sei venuto? Perché sei un mannaggia e non sei venuto? Con i tuoi mazzi e champagne? Ah. No, io non porto sfiga. Beh, oddio, un po' forse. Però nel senso, non è colpa mia. Io li chiamo ai future perché sono le partite importanti. E loro mi deludono. Perché poi, figurati, sono tutti ragazzi che mi stanno strasimpatici. Cioè, per quanto conosca Gale, ti giuro che io facevo il tifo per Giacomo in sta partita. Ah, Alex, ah, bella Alex. Ok, niente, raga, non riesco a far vincere i ragazzi del Dragon Legend. Ci sto a provare, ma... Non vogliono vincere, evidentemente non vogliono vincere. C'è poco da fare, quando è così. Guarda come stiamo messi, cioè Gale è a 60 pietre, Giacomo è a 2, cioè ciao. Non ne esce. Ale, ma allora li devi allenare sullo streaming. Tu ti metti lì e gli fai pressione durante i test. Mancano tanti player forti di noi toscani. Ci sono player forti toscani. Mi mancava questo nesso, questa connessione. Cioè io sapevo che i giocatori forti non erano in Toscana, quindi mi mancava proprio questo. Allora, vediamo un po'. Sì, ansia da feature. Ma si devono allenare, cioè non possono farsi fregare così, cioè è il discorso che facevo prima. Poi sicuramente Gale è forte, è sculato, vede tutto quello che deve vedere sempre, cioè però porco cane. Ah, mo ha giocato praticamente una sorta di low silence, ha fatto 0. Tutto ciò che entra prende meno 2, meno 2 fino alla fine del turno. Non può giocare niente Giacomo sto turno. Quindi ha fatto come una sorta di low silence più forte perché mette pezzo a terra. Sì, è... Il Gale ha studiato proprio Mirror, nel senso che la logica è stata proprio... Saranno un sacco di Mirror, giocano la lista così.
è verde nera pulita. Gioca la mono spell bianca, che è, la mo- è il mono sogno di Giulietta, che serve. Serve il late per fare cose. Però sì. È bella bella, la giocano lui, la gioca Di Clemente, la gioca anche Ghidoni. È una lista studiata apposta. Come sei messo? Bi, parla, tranquillo, come stai messo? Ma che mazzo stai giocando? Quello, e come stai messo a partite? 1-3, aci. Ah, vabbè, chi è beccato come match? Gillapis e vabbè. Alice Oscura, ok. Valentina 3.0, bene. Tre matchup dove non puoi mai vincere, li hai beccati tutti te. Ho vinto una partita, non ho tirato una volta. Killing nei primi turni, È chiaro. Ma infatti questo tipo di mazzo è, se vince i primi turni, se vince le prime partite, i primi match, dopo inizia a incontrare Mirror e può avere possibilità di portare a casa il risultato. Il più è uscire dalla palta dei mazzi casual che ti becchi all'inizio. Stregare la zucca. Fine della partita. Giacomo concede, giustamente appoggiando Stregare la zucca. Non ne poteva uscire, un mazzo settato troppo bene per i Mirror. Quindi vince Galeotti 2-0. E ragazzi, vado a vedere se i panini sono arrivati. No, scherzo, vado a complimentarmi con i ragazzi che comunque hanno giocato molto bene. Il dramma del future colpisce ancora i ragazzi di Dragon Legend. E mi dispiace perché poi sono tutti ragazzi che adoro. Ale, non li formi bene, non li alleni abbastanza, mannaggia la miseria. Ale, dobbiamo fare qualcosa. Vi saluto, ci vediamo più tardi. Bella bella, ciao!